come mi batte forte il tuo cuore. Boh, potentissimo. Semplice. Semplicissimo, sembra un concetto che ti è passato per la mente mille volte ogni volta che hai amato, ma non solo hai amato il tuo compagno, il tuo compagno. No, al contrario, ogni volta che hai perso tuo figlio, tua moglie, tuo padre, tua madre, il tuo cane, ogni volta che hai amato sembra che hai provato esattamente quella cosa. L'hai sentita, forse l'hai persino pronunciata. Eppure leggi questo verso, ascolta come mi batte forte il tuo cuore, e c'è tutto lì. E questa è la potenza della poesia. In un attimo, in un secondo, in un giro di parole semplici, ti ha dato il senso di tutto, te l'ha descritto, l'hai colto. No, questo solo per dire quanto la poesia arriva spesso letteralmente a salvarti da un stato di angoscia o quando pensi che le cose vadano male. I versi che volevo leggere sono dell'11 febbraio del 46, un bel po' di tempo fa, e li ha scritti proprio Primo Levi. Sono versi che mi hanno soccorso, mi soccorrono continuamente, no? E quando inciampi nella depressione, quando pensi che stai facendo del male alle persone a cui vuoi molto bene, che vivono la tua vita, sono costrette a vivere la tua vita, e a volte comprendono, a volte non riescono a comprendere fino in fondo quanto sia difficile stare dietro a una continua lotta. E questi versi li volevo condividere perché secondo me possono essere davvero un grande soccorso. E raccontano di lui che cerca di spiegare alla sua compagna, poi sposerà, qui sono ancora fidanzati, perché ce l'ha fatta. Forse la conoscete, comunque ci provo a leggere. I versi di Primo Levi sono intitolati così. Cercavo te nelle stelle. Cercavo te nelle stelle, quando le interrogavo bambino. Ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace. Perché mancavi, nelle lunghe sere, meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio. Io uno sbaglio del mondo. E quando, davanti alla morte, ho gridato di no da ogni fibra, che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu, con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu. Grazie mille. Roberto Saviano.